devo dire buona, per fortuna insomma non c'è stato un problema questa notte, anche se le previsioni erano piuttosto insomma preoccupanti. Abbiamo predisposto tutto un po' con la popolazione, anche per evitare che l'acqua entrasse in casa, ma insomma per il momento non c'è stato problema. Adesso stiamo a vedere domani, perché è prevista la piena di nuovo a Vicenza e domani dovrebbe passare su Padova. Le previsioni per il momento non sono ancora precise e attendibili, ma siamo pronti, ormai abbiamo tutto il dispositivo pronto, la protezione civile sul luogo, ci auguriamo che passi così. Ecco, a parte il Bacchiglioni, insomma, ci sono altri punti di crisi che possono interessare la città o i limitrofi? No, il problema grosso noi ce l'abbiamo esattamente in questo posto alla Paltana, perché siamo all'interno dell'area Golenale e quindi qua c'è la grande attenzione. Il resto della città devo dire che non ha grandi problemi, abbiamo avuto anche la fortuna di avere il Brenta che aveva un livello più basso e quindi si è riuscita a scaricare l'acqua e questo ha consentito di tenere in equilibrio questo fragilissimo sistema che è il sistema idraulico di Padova. Insomma, tiene il sistema? Direi di sì, è chiaro che se ci fosse il bacino di laminazione a Trissino e a Caldogno, che di cui si discute ormai da tantissimi anni, la regione si era impegnata a farlo e purtroppo non è ancora partito. Penserebbe che Zaia, più che continuare a commentare i fatti che riguardano l'intero mondo, assumesse la responsabilità di fare cose, perché altrimenti ci limitiamo anche chi governa a fare semplicemente i commentatori di fatti altrui.